Sinistra Ecologia e Libertà sensibilizza, anche attraverso il volantinaggio davanti all'INPS di via dell'Ambaradam, in merito alla necessità di sostenere pensionati e lavoratori, i più danneggiati dalla crisi. Qui anche siamo in un luogo simbolo, appunto l'INPS, perché c'è tutta una moltitudine di donne e di uomini che in questo, specialmente in quest'ultimo anno, ma in tutta l'esperienza anche del governo Berlusconi, sono stati proprio massacrati da questo punto di vista della previdenza, degli ammortizzatori per reggere rispetto al lavoro e rispetto anche a fine lavoro. E questo è, come per noi, per dire, un patto che facciamo appunto con tante donne e uomini, che l'impegno è quello di assolutamente modificare le controriforme Fornero, tutte le politiche del lavoro e previdenziali, per chi è occupato, per chi rischia appunto invece di perdere il lavoro e per le tante donne e uomini anziani che sono andati in pensione e che hanno visto appunto massacrata anche la loro capacità di potere d'acquisto. Un dato drammatico degli ultimi giorni è quello che in questi ultimi anni il 33% è andato perduto in termini di potere d'acquisto alle pensioni. E quindi la prima cosa è reintrodurre l'indicizzazione laddove è stata tolta, perché ha messo in condizioni veramente di indigenza strati importanti della popolazione. Il famoso ceto medio ormai non esiste più, abbiamo un livello di impoverimento drammatico e a volte sulle esigue pensioni gravano non solo, come dire, le condizioni di vita di donne e uomini che hanno lavorato per una vita, ma anche a questo punto dei loro figli e persino dei loro nipoti, che in questa situazione di precariato e disoccupazione crescente appunto determina il fatto che anche questi anziani, diciamo, si devono, non solo non possono contare sull'aiuto dei più giovani, dei figli, dei nipoti, ma sta avvenendo il contrario, che fanno da ammortizzatore per la situazione drammatica in cui ci si trova. Ecco, credo che questo deve essere proprio non una promessa, ma un impegno solenne delle donne e degli uomini di SEL che entreranno in Parlamento per governare e per soprattutto cambiare questa situazione terribile che si è determinata specialmente nell'ultimo anno in Italia. Oggi facciamo questa iniziativa specifica di fronte alle sedi INPS perché uno dei grandi rimossi di questa campagna elettorale è esattamente l'intervento a sostegno del sistema pensionistico. La riforma Fornero ha prodotto dei guasti pesantissimi su un settore sociale che oggi è in fortissima sofferenza. Noi pensiamo che la politica debba provare ad assumere degli impegni in campagna elettorale per affrontare la condizione di tanti anziani, di tanti anziani che appunto non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e che sono stati pesantemente attaccati appunto dalla riforma Fornero. Pensiamo che si tratti di farsi carico del problema degli esodati, per esempio, che sono stati letteralmente nascosti dal governo Monti. Insomma, c'è tutto un settore sociale che è in grandissima sofferenza e che si aspetta delle risposte. Sinistra Ecologia e Libertà e la coalizione di centrosinistra per Bersani presidente proverà appunto a fornire delle risposte concrete, sperando che gli elettori e le elettrici domenica prossima appunto ci diano il consenso necessario.